Pelé, vogliamo vedere qualche immagine tra l'attualità e l'epoca con il commento di Maurizio. Ma quel commento di Maurizio, cioè, i gol di Ronaldo ormai più o meno te l'ho detto, li conosciamo, no? I tocchi, sì. Ecco, date per la loro caratteristica, però... Ecco, magari i più giovani non conoscono, esatto, i gol di Pelé. I gol di Pelé, la rapidità d'esecuzione, la velocità... La classe, la progressione sono le doti atletiche, le doti fisiche sono la grande forza, la grande forza di Pelé. Però ripeto, a 20 anni, quando nel 60 aveva 20 anni, Pelé faceva dei gol alla Ronaldo. Certo. È sempre difficile fare dei paragoni, sì, perché ogni giocatore appartiene alla sua epoca, esatto, però è indubbio che anche atleticamente Pelé fosse un giocatore fuori categoria come Ronaldo di grande potenza atletica. Era fortissimo, nonostante, certo, non fosse, certo, altissimo, era una pantera, correva velocissimo, scattava, certo, velocissimo, e questo è il gol simile a quello di Ronaldo di questa sera. Vedi? Esatto, li ha scartati tutti. È quello che ti dicevo. Hai visto? Vedi quello che avevo detto prima? C'è una similitudine. Non c'è dubbio tra i due. Non a caso, poi tra i due brasiliani, certo, voglio dire. Ecco, quindi, ecco, questo qui, ecco, tacchete. È difficile dirlo, ma Ronaldo diventerà grande come Pelé, più grande di Pelé? Pelé, sai, è stato Guarda infinito. Guarda anche questo gol. Pelé è stato infinito. Sai, quindi, non so, i tempi sono cambiati. Oggi a 30 anni un giocatore già comincia a dire, beh no, è pago di, certo, tante cose. Pelé ha guadagnato molto meno, tante cose. Quindi, non lo so, Pelé è stato immenso perché ha continuato negli anni per tantissimo tempo. Quindi, sai, è difficile pronosticare, però... Ripeto, toccando ferro, il fisico, il carattere e la volontà di Ronaldo fanno pensare che sia grande come diventi grande. Guarda dove ha dato la Pelé. Sì, ha preso l'ascensore. Questa è la cosa che Ronaldo non ha. Questo no, il colpo di testa lì con Burnice e Alberto. Ronaldo non ce l'ha. Sì, però mi raccontava ieri Suarez, cioè la cosa, questo sta imparando tutte le cose in allenamento nelle quali è leggermente o anche fortemente carente. Sì, innanzitutto il colpo di testa è una sua carenza. Certo. E sta imparando il sinistro, tutto quello che un po' gli manca. Va a suo merito questo. Poi sai, certo, grande anche per questo. Poi, sai, certo, c'è anche da dire che Pelé è... Cioè adesso Ronaldo ha già vinto a 21 anni una Coppa America, una Coppa delle Coppe e adesso è arrivato in Italia. Pelé giocava nel 58 in Svezia con Garrincha, Vavà, Didi e Zagallo. Sì, cioè, sì, certo. Ha avuto compagni straordinari. Anche questo c'era buono nel Brasile. Certo, infatti adesso aspettiamo il mondiale di Francia 98, certo, perché il questo Brasile Romario, visto in Francia con Romario... Tra Denis.